Ciao carissimi amici del Museo Magma di Follonica, io sono Francesco Landucci e mi occupo di archeomusica già da molti anni. Tra le altre cose, lo scorso anno ho avuto il piacere di venire a suonare nel vostro splendido museo. In quell'occasione preparai uno spettacolo che partiva dai suoni della preistoria fino ad arrivare a Etruschi e Romani. Oggi vi presento invece alcuni degli strumenti musicali da me ricostruiti. Gli Etruschi amavano moltissimo la musica, infatti si può vedere in molte rappresentazioni l'utilizzo dei vari strumenti musicali. La musica permeava le loro giornate, accompagnandoli nelle varie attività quotidiane, dalla preparazione dei banchetti alle fustigazioni, dalla caccia al pascolo del gregge, dallo sport ai rituali, a matrimoni, funerali. E gli strumenti musicali non mancavano neppure in battaglia, erano veramente un popolo sonoro. Ce lo raccontano anche gli scrittori greci e latini, che in più occasioni narrano come in Etruria si suonasse in moltissime occasioni. Non sappiamo però quali melodie fossero suonate, poiché nessuna notazione è giunta fino a noi. Possiamo dunque solo fare delle ipotesi in base ai pochi strumenti ritrovati o estrapolati da dipinti e sculture, per provare a riprodurne sperimentalmente i suoni. Siete pronti? Vi farò sentire alcuni suoni. Tra gli strumenti a fiato, ad ancia, abbiamo il doppio aulos, strumento musicale composto da due condotti cilindrici o conici, solitamente desinenti in padiglioni svasati. Ho avuto la possibilità, con la dottoressa Cinzia Murolo, archeologa con cui collaboro da molti anni, di poter vedere un frammento di aulos esposto al Museo delle Acque di Chianciano. Dallo studio di questo frammento mi sono costruito il mio strumento. Questo è il suo suono. Questo che avete sentito era in osso, ma potevano essere anche in avorio, in legno, ci sono vari reperti, e sicuramente a Rundodonax, cioè la canna palustre, la canna che abbiamo anche noi nelle nostre zone, e dice anche in argento. Tra i fiati è attestato anche l'utilizzo della conchiglia. Un reperto di questo strumento musicale è custodito al Museo Archeologico di Firenze. E fortunatamente sono riuscito sia a vederlo che a suonarlo. Questo invece è il suono della mia conchiglia. È attestato anche l'utilizzo del corno animale, detto buccina, che oltre che di questa natura poteva essere anche in terracotta o in bronzo, pur mantenendo la forma animale. Questo è il suono del corno della tomba dei carri di Populonia, che è custodita a Firenze ed ho avuto il piacere di poter provare. Anche su questo strumento sto facendo una ricerca con la dottoressa Murolo ed ho già ricostruito un mio primo prototipo. Questi strumenti potevano essere utilizzati come strumenti di richiamo per inviare messaggi, ad esempio, o sicuramente, essendo sia la conchiglia
che il corno, strumenti ritrovati in sepolture di guerrieri, sicuramente erano utilizzati anche in battaglia, in mezzo al clamore dei combattenti e ai suoni di scudi, lance e spade. Altro strumento a fiato, tipico, caratteristico direi, degli Etruschi, era il litus, uno strumento dal canneggio molto lungo e il padiglione ricurvo ad U all'indietro. Io mi sono fatto la ricostruzione di quello ritrovato a Tarquinia. Ecco il suo suono. Tra gli strumenti a corda ricordiamo la lira, fatta con il carapace di tartaruga e corna di animale o legno. Chiaramente questa qui non è una tartaruga vera, è una mia ricostruzione in resina. La resina ha la solita solidità comunque del guscio, e corde in budello e pelle di animale. Il suo suono era questo. Altro strumento a corde molto amato dagli Etruschi era la citara, che praticamente è molto simile alla lira come concezione di ricostruzione dello strumento, cioè abbiamo una cassa di risonanza, abbiamo due braccia anche qui con un giogo che tiene appunto tese le corde. In questo caso però la tavola armonica non è in pelle ma è in legno. E gli Etruschi amavano la cosiddetta cetra a culla, cioè per la particolare forma stondata nella parte inferiore, a differenza ad esempio della chitara greca, che invece era di forma trapezoidale, era molto angolata, aveva degli spigoli, diciamo, geometricamente parlando. Questo è il suono della mia ricostruzione. Per gli strumenti a fiato voglio ricordare che utilizzavano anche il flauto di Pan o syrinx, ricavato dall'unione di varie canne allineate l'una con l'altra e fissate mediante stecche di legno o canne legate, probabilmente anche con l'uso di colle. Le forme più conosciute di questo strumento sono in alcuni casi ad ala d'uccello, cioè con le canne di lunghezza differenti, o come si vede in varie rappresentazioni etrusche, con la tipica forma detta a zattera, cioè con tutte le canne uguali, che molto probabilmente venivano accordate inserendo del materiale occludente all'interno delle canne. In Etruria abbiamo anche una delle prime rappresentazioni di flauto traverso su un'urna da Perugia, ed il cornu, che invece era una tromba molto lunga a forma circolare con una traversa in legno o metallo al diametro. Tra gli strumenti a percussione molto rappresentati erano i crotala, sempre tenuti in mano dai danzatori e dalle danzatrici, in movimenti quasi acrobatici. I crotala cos'erano? Erano, per capirsi, le nacchere,
erano formate da dei bastoncini che tenuti in mano venivano scossi l'un con l'altro. Ricordo fra le percussioni vari tipi di sonagli, fatti in terracotta dalla forma ovale o simil maracas, che potevano contenere del materiale che, agitando l'oggetto, creava del suono. O addirittura, appunto, dicendo della maracas, come il sonaglio di Chiusi, sonaglio appunto fatto proprio con questa forma qui, in bronzo, e il suo suono è questo. Praticamente erano sonagli questi qui che potevano essere o una sfera rituale o anche soprattutto una sfera infantile, si ipotizza. Il tipico sonaglio da tinnabula, insomma, tintinnino per il bambino. Oppure sonagli di questo genere qui, ad esempio anche questo in lamina ribattuta. Questo è un sonaglio che simile a un sonaglio che ho visto a Volterra, ad esempio, al Museo Etrusco Guarnacci. Invece era molto difficile, molto molto molto, trovare i tamburi. Infatti il tamburo, timpana, era frequentissimo nel mondo greco e romano. Compare molto raramente legato soprattutto a scene di carattere dionisiaco. Le rarissime rappresentazioni sono di grossi tamburi della tipologia cornice, tenuti con una mano e suonati con l'altra. Giunti così alla fine di questa veloce presentazione di quelli che erano gli strumenti degli Etruschi, vi ho presentato appunto un po' di mie ricostruzioni, vorrei chiudere col discorso del canto. In quanto in alcune rappresentazioni sembrerebbero esserci musicisti nell'atto del cantare. Così, con Cinzia Murolo e Sabina Manetti, abbiamo dato vita al progetto Rasenna Icos e ci siamo divertiti ad immaginare dei canti, pensati in un contesto di un banchetto etrusco, con brani su vari temi, dove il dio del vino e dell'irrazionalità ha un ruolo chiave. I testi sono cantati in italiano, ma viene utilizzato anche l'etrusco come suggestione sonora. Vienio Fufluns è il titolo del disco. Un percorso sonoro immerso in un'atmosfera di festa, dalla preparazione del banchetto all'inno a Fufluns, al canto d'amore a quello politico. Cari amici del Magma, concludo così questo nostro breve viaggio musicale nel mondo degli Etruschi, ben augurando una veloce ripresa delle attività culturali. Se vi fa piacere, seguitemi sulla pagina di Facebook Archeologia Sonora Sperimentale e Rasenna Icos. Grazie a tutti. Ciao.